È una Forno vestita a festa dei colori della Resistenza, quella che ha accolto le celebrazioni per gli 80 anni dall'eccidio del 1944, dove trovarono la morte per mano delle milizie nazifasciste 68 giovani, di cui 56 vennero fucilati dai componenti della decima MAS. Un particolare che è stato al centro dell'orazione ufficiale del presidente dell'ANPI per Sila Pietrasanta, Giovanni Cipollini, che ha evidenziato come il recente ritorno alla celebrazione di questa formazione militare attraverso anche le parole del neodeputato europeo Vannacci sia dovuto ad una perdita di memoria riguardo alle efferatezze da essi compiute. Ci sono delle pubblicazioni, gli atti dei processi della decima MAS, la cui lettura basterebbe a far evaporare, svanire tutto questo enfasi celebrativa verso questo reparto che è uno dei più brutali, dei più feroci della Repubblica Sociale Italiana. Il messaggio che deve venire da Forno è di scoprire, di riscoprire questi eventi e ognuno nel ruolo che ha nella vita si deve adoperare per proprio mantenere vivi i valori che animarono la Resistenza e il ricordo del sacrificio di queste vittime. E tra queste vittime sono state ricordate le figure del maresciallo dei carabinieri Ciro Siciliano, il cui sacrificio salvò numerosi innocenti dalla fucilazione, e quella del comandante partigiano Marcello Tito Garosi, con la deposizione di due mazzi di fiori alle lapidi in loro memoria. Ma il corteo attraverso il paese e le onoranze ai defunti sono state precedute dagli interventi istituzionali di fronte alla chiesa di Sant'Anna, al termine dei quali, prima dell'orazione di Cipollini, gli studenti vincitori del concorso dedicato proprio a Siciliano hanno letto dei brani per un ideale passaggio di consegne della memoria di quanto avvenuto tra queste montagne. Un gioco che a me piace, giocare alla pace. Ti sparo un sorriso, mi lanci una rosa, ti dono un disegno. Parole gentili, parole di amici che sono felici.